Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunter, sono Miriam e in questo angolo, piccolo angolo di YouTube vi parlo delle mie letture e in questo caso delle letture di dicembre. Come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto quando sarà terminato ricordatevi di lasciare un like, se non lo siete iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. E cosa importantissima, ricordate di lasciarvi un commento, perché i commenti mi piacciono, li leggo, vi rispondo in tempi brevi e sono molto interessata alla vostra opinione, sia riguardo alle letture, sia magari di qualche idea che magari vi stuzzica e che potrei portare anche sul canale. Ma torniamo alle letture di dicembre che sono piuttosto tante. Non mi aspettavo sinceramente di leggere così tanto, soprattutto perché è un periodo lavorativo piuttosto intenso, però evidentemente c'erano letture che mi hanno stuzzicato e che non ho saputo dire di no. La prima lettura che vi porto è l'omaggio e più che altro la richiesta che ho fatto alla casa editrice e che mi hanno gentilmente offerto. La volta di troppo di Caterina Falconi, edito da Clown Bianco. Clown Bianco, come vi ho detto già più di una volta, è una piccola casa editrice di Ravenna. Si diletta soprattutto nel genere mystery e noir, però ultimamente sta ampliando le sue collane e cerca nuove prospettive. Una di queste sicuramente è la nuova collana dei Cormorani, ma se volete dei classici potete andare sui Gechi, e questo libro ne fa parte, per conoscere questa casa editrice. Troverete un video specifico su questa storia, perché ovviamente visto che mi è stata omaggiata mi sono sentita in dovere di parlarvene in specifico e poi mi è piaciuto particolarmente, quindi ne parlo ancora più volentieri. Allora, questa storia è ambientata in Italia, ad Atri, e qui avviene un efferato delitto. Una donna viene assassinata con un archetto. Ovviamente il commissario Gatti deve indagare sulla vicenda, anche se forse potrebbe essere un po' collegato alla donna che è morta perché la conosceva sua madre. In questa storia, che sembra un classico giallo in cui bisogna indagare sulla morte di qualcuno e scoprire il colpevole, si va anche però a studiare le varie caratteristiche dei personaggi. E ho trovato dei volti molto interessanti, soprattutto ben appunto Rebecca, che è la madre del commissario Gatti, che è una donna che ha subito dei traumi e questi hanno portato delle conseguenze sia psichiche che fisiche, ma che ha saputo anche risollevarsi da queste vicende e anche grazie a questo sfortunato evento. La seconda lettura che vi porto, anche questa ha un suo spazio particolare, quindi un video, perché è un indie books ed è Women of Word, è una raccolta di scrittrici italiane che si cimentano o che hanno già lavorato nel mondo del Word. Word significa strano. In effetti questi racconti non si possono catalogare in un unico genere tipo fantasy, distopico, fantascienza, ma sono un bel miscuglio. Devo dire che il War, dopo aver sperimentato anche le visionarie, che è più uno speculative fiction femminista, mi sono piaciute particolarmente, soprattutto quando non vanno troppo sulla fantascienza, ma rimaniamo nell'ambito anche un po' storico, mi stuzzicano parecchio. Stranamente ho letto un fumetto. È da un po' che non leggevo Diabolik, questo è l'ultimo album uscito, come per magia. L'ultimo, quando vedrete questo video, ne è uscito giusto un altro, è uscito già il nuovo, però questo era quello inedito fino a quel momento, è già uscito quello di gennaio. È da un po' che non compravo l'album di Diabolik e l'ho preso anche perché incuriosita dal fatto che c'era una piccola appendice che riguardava il film in uscita proprio in questi giorni.
Non andrò a vederlo al cinema, devo dirlo. Un po' perché i personaggi non sono quelli che ho sempre, cioè, non avrei mai pensato che quegli attori lì li avrei collegati a Diabolik Eva Kent o Jinko. E quindi la cosa mi lascia un po' perplessa, nonostante i registi, comunque i Manetti Brothers, abbiano appunto detto che non hanno puntato sull'aspetto fisico, ma più che altro su quello psicologico, su come i gesti, più che proprio l'aspetto esteriore. Non lo so, ho molti dubbi, c'è grande hype, grandi aspettative per questo film. Sinceramente me lo vedrò a casa, tanto sicuramente uscirà su qualche piattaforma prossimamente, quindi non ho l'ansia di doverlo andare a vedere al cinema per forza. Comunque, tornando al fumetto, di cosa parla in questo caso? Diabolik è stuzzicato da un anello molto particolare appartenuto a un escapologista molto famoso che l'ha donato all'amata per sposarla. Ovviamente intanto l'escapologista è morto, ha passato di mano in mano l'anello e al momento l'erede dell'anello è malato e quindi sta preparando già gli atti per farlo ereditare ai suoi tre figli, mi sembra, figli o nipoti. E sapendo, ben sapendo che siccome Diabolik ha già tentato un furto per potersi accarpiare l'anello, il famoso re erede ha deciso di creare un piano molto furbo per poter ingannare Diabolik e quindi non rubare l'anello. Qual è la morale della storia? Non credetevi più furbi di Diabolik, perché lui è più furbo di voi. Come sempre, insomma, le sue storie comunque hanno sempre un inizio e una fine, un po' come le avventure di Indiana Jones o di James Bond, insomma, la storia è sempre la stessa. Comunque devo dire che mi è piaciuta particolarmente. La quarta lettura che vi porto ce l'ho in ebook, ed è Il giocatore di Fedor Dostoevskij. Come sapete, il mio rapporto con il mitico Dosto è piuttosto duro, nel senso che di solito, almeno fino a questo momento, non l'ho apprezzato molto. Continuo a partecipare con interesse al gruppo di lettura di Erika di RGB perché non so, anzi non so il perché, però quando leggo Dostoevskij, nonostante la storia non mi piaccia, i personaggi magari mi lasciano un po' così, o li odio o non li posso sopportare, c'è qualcosa nel come scrive Dostoevskij che mi intriga parecchio. E forse sono arrivata al punto giusto, perché il giocatore mi è piaciuto. Alexei è il precettore dei figli di un generale un po' attempato, che si innamora di una giovane francese, Blanche, e per colpirla meglio decide di partire per un centro termale in Germania. Intanto che aspetta che la madre tiri le cuoia e lui possa ereditare una grossa somma. Anche perché la giovane fanciulla lo sposa sì, ma solo se ci sono questi. In questo centro termale c'è anche un rinomato casinò. Il personaggio principale non è esattamente una figura umana, ma è il gioco d'azzardo che colpisce un po' tutti i personaggi della storia, soprattutto un paio. Ovviamente Alexei e la nonna. La nonna è una figura piuttosto comica, anche se sul finale comunque dà molto da pensare. Quindi sì, in questo caso Dostoevskij ha saputo colpirmi con la sua ironia e col fatto che comunque sia non era un lento monologo del protagonista, ma cadenzato da fatti che comunque sia hanno tenuto viva la mia attenzione. Insomma, è stata una vera rivelazione, quindi sono pronta per il prossimo, che è Delitto e Castigo. L'ho già letto, però intenzione di rileggerlo, grazie magari a un audiolibro, in modo così da poter andare avanti comunque con le mie normali letture, perché credo che
potrebbero esserci dei cambiamenti dei miei punti di vista dall'odiato delitto e castigo. Chissà, potrebbe essere magari il punto di svolta. Il quinto libro è Un ascolto e si tratta di Lettera a Babbo Natale di Tolkien. E siamo al periodo giusto e quindi grazie al gruppo di lettura di Prismatic 310 abbiamo letto, in questo caso io ho ascoltato, queste storie. In realtà sono effettivamente delle lettere scritte da Tolkien ai suoi bambini in veste di Babbo Natale, perché ovviamente i suoi figli facevano letterine al mitico cicciottone tutto rosso per avere i doni, per sapere come sta e quindi vediamo il lato paterno di Tolkien che è tramutato in Babbo Natale e nel suo mitico aiutante Orson racconta ai figli cosa accade al Polo Nord ed è ricco di fantasia, ogni volta c'ha qualche chicca da raccontargli e nonostante anche siano alcune lettere nel periodo della guerra, riesce comunque a far scappare un sorriso ai suoi bambini. È un lato che mi è piaciuto molto di Tolkien. E comunque sia, è solo una comprova di quanto sia ingegnoso e fantasioso il suo intelletto, perché oltre ad aver comunque creato un mondo come quello della Terra di Mezzo, con i vari personaggi, le lingue, proprio un gigantesco mondo con regioni, è riuscito anche a portare ai bambini un personaggio che altrimenti l'avrebbero solo sentito per sentito dire. È stato molto, molto toccante, devo dire. L'ultima lettura, purtroppo non credo di terminarla per il mese di dicembre perché sto registrando proprio negli ultimi giorni del mese, perché sono I Miserabili di Victor Hugo. È un bel tomazzo, sono 1400 pagine, io ce l'ho in ebook, quindi sembra leggerissimo. E la storia mi sta piacendo parecchio, però sicuramente ne parlerò meglio nel mese di gennaio. Bene, sono arrivata in fondo a questo chilometrico video. Tutti i vari le varie pubblicità ve le avevo già dette all'inizio, mettere il like, insomma, iscriversi, commentare, quindi la faccio molto più breve. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Fate tante buone letture, buona caccia ai libri e ci vediamo presto. Ciao!